Un gruppo di persone per bene, giovani professionisti, donne, tutti con la stessa determinazione, quella di fare del bene per la nostra città. Così Giacomo D'Apolloni ha presentato la lista Isernia in Comune, che poi la sua lista, quella del candidato sindaco, con le persone scelte da lui dopo una lunga e attenta valutazione, folla delle grandi occasioni in via Garibaldi nella sede elettorale dell'ex generale. L'atmosfera è quella ottimistica che circonda un Giacomo D'Apolloni sicuro di arrivare al ballottaggio, perché a Isernia il centrosinistra in 3 anni ha combinato solo disastri. E la gente, gli elettori, queste cose se le ricordano. È una lista che io definirei schietta, sincera, leale, corretta verso la nostra comunità, una lista che si mette in gioco per il bene della città. Io li ringrazio tantissimo perché ci hanno messo la faccia, perché sono voluti scendere in campo, perché mi danno quel sostegno e quell'entusiasmo come valore aggiunto, che credono in quello che fanno. Noi diffidiamo di liste strane, in questi giorni ne abbiamo sentite di tutti i colori, diffidiamo della composizione di molte liste sulle quali nutriamo molte perplessità. Questa invece è una lista seria, una lista che vuole sostenere un programma fatto su misura per la nostra città, per i nostri concittadini. Ci sono esponenti molto eterogenea, ci sono rappresentanti di tutte le categorie, dai professionisti ai commercianti, agli artigiani, ai lavoratori, ai giovani, ai giovanissimi, quindi veramente è una lista molto compatta, molto unita a mio sostegno, e quindi io sono veramente soddisfatto. Speriamo che possa far veramente bene. Come la scelta? Guardando ai partiti o guardando ai contenuti? No, guardando assolutamente ai contenuti. La composizione della lista è sotto gli occhi di tutti. C'è qualcuno che già si è misurato nella politica, che può dare un contributo di esperienza. Ci sono tantissimi, la maggior parte, oltre il 90%, di persone completamente nuove che si mettono in gioco per la prima volta e l'hanno fatto con grande entusiasmo. Si sono avvicinate alla politica, direi più alla voglia di poter dare un contributo nell'amministrare questa città, quindi siamo fuori dai partiti, qui sono rappresentati un po' tutte le idee ci sono varie sfaccettature nella nostra lista, con pensieri diversi, chiamiamoli così, però tutti uniti nell'unico intento di migliorare la nostra situazione, di difendere il nostro territorio e di rilanciarlo con un impegno forte, veramente sincero, e quindi io spero che vengano premiati dai nostri concittadini.